Bene, i nostri ospiti sono arrivati e hanno lasciato delle tracce indelebili della loro presenza. Ma con chi abbiamo a che fare? Andiamo a vedere i cavalieri dell'Apocalisse di chi si tratta. Eccoli qui davanti all'insegna della Apple con il filo robottino simbolo del museo. E adesso andiamo a conoscerli uno per uno. Cominciamo da Jacopo. Jacopo Rosselli, dimmi qualcosa di te, cosa ci fai qua e perché non ti hanno ancora arrestato. Avanti, vai. Ho collaborato da scrittore del software di una scheda, la Apple 1 Jukebox, che permette di caricare praticamente l'intero parco software dell'Apple 1 in breve tempo sulla scheda, senza modifiche significative Dovrei essere la scheda. nervoso, vai benissimo. Questo principalmente. Diciamo che senza il tuo contributo, Claudio non sarebbe mai riuscito a fare il suo lavoro. Assolutamente Perché no. Claudio, che è qui a fianco, Eccoci Claudio qua. Ciao Lamigiani, eccolo Claudio, qua, mi devo esatto. leggermente abbassare, mi Sì, pazienza. non perché sia alto, ma ok. No, infatti, Sì, perché no, io io più alto, sono. però Mi Claudio ha una sua altezza che ce la spiega dal punto di No, vista mi tecnico. piace disegnare, progettare, realizzare schedine di espansione per Apple One. Le Sì. abbiamo realizzate una insieme a Jacopo durante il lockdown, che ha contribuito, diciamo così, a mantenerci la mente sveglia in esercizio Sì. e quant'altro. E abbiamo anche fatto altri progetti, come altre schede di I/O, modem Wi-Fi, eccetera, nelle quali, bene o male, ci siamo in qualche modo confrontati e abbiamo unito, diciamo così, la mia parte realizzativa di design dell'hardware. Ovviamente le capacità di scrittura del software di Jacopo, che sono Perché tu assolutamente idee ne hai caratteri avute che tantissime, oggi ce le farai vedere tutte, sì, vi vero? farò vedere un po' di cose strane, un po' di cose insolite, Sì. alcune cose un po' horror, se vogliamo, un po' di Sì. qualche pistrani, Sì. Quindi eccetera, sperando che ce ne siano altri in futuro. qualche cosa anche di abnormal, qualcosa del genere, Abnormal, assolutamente, naturalmente. Abnormal è il nostro slogan. Ho capito. E queste cose però naturalmente tu non è che hai 180.000, 600.000 dollari da poterle fare su un No, Apple 1, no, no, vero? no, no. Allora, Ma le hai fatte su che cosa? Su una replica che è stata messa gentilmente a disposizione da Giuliano Giuliano Milano. Ciao a Vigarelli, il tutti. nostro terzo cavaliere dell'Apocalisse, Sì, ciao a tutti. che ha una magliettina che devo farla vedere, qui purtroppo è, non so, è Atari, ma comunque i colori sono quasi uguali, quelli dell'Apple. Allora Giuliano, la tua presenza qua oggi come funziona? Raccontaci un po'. Allora, la mia presenza era per fare dei test di funzionamento sulle mie repliche che ho portato qui. Adesso esattamente a settembre sono 4 anni che la replica che state utilizzando, Sì, apprezzatissima che accendete spesso, dai visitatori, rimangono tutti esatto. malissimo a vedere come funziona l'Apple 1, è veramente male. Sì. E niente, abbiamo fatto dei test per vedere se Quindi era. oggi sfrutteremo la tua replica con le schede realizzate da Da Claudio noi, e Jacopo per esatto. fare i test di Frankenstein su Saranno questa povera. cose fatte mai o quasi, insomma, Speriamo che la quindi. replica regga queste, perché si vocifera anche di una scheda Wi-Fi in grado di navigare su BBS con l'Apple 1, ma dai, non è possibile. Queste cose Esattamente. io La fantascienza. le ho viste fare soltanto da un'altra persona che non ha niente a che fare con voi tre. Anzi, sparite, via, 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 perché l'unica persona che conosco che ha fatto veramente queste cose, eccolo Ciao. qua, abbiamo Bruno Grampa, e lui so con sicurezza che ha fatto delle schede Wi-Fi, ma non sulle Apple 1, figurati, quella lì sono panzanate, che si raccontano. Tu le hai fatte sul serio queste schede, no? Io Anche questa maglietta è notevole, devo dire. ho fatto un modem Wi-Fi Sì. RS-232, quindi va su qualsiasi macchina che ha un RS-232. Ma Un qualsiasi, Macintosh, qualsiasi. l'Apple 2, Sì. un Kaipro, uno ZX Spectrum, un Commodore 64, Sì. qualsiasi cosa. Guarda che si sta crepando l'insegna dietro, dietro volevo dire, Sì, lo ma è una cosa vedevo. veramente pericolosa. E quindi ci farai vedere questo tuo parto, anche tu oggi. Sul Macintosh e sull'Apple 2GS, Ma quindi roba questo da lo ma dovete riusciremo a fare. fare tutte queste cose Solo oggi? perché Ma non siamo hai uno sicuri? spettrum acceso, naturalmente. Beh, uno ce l'abbiamo, cioè noi l'abbiamo, ma se lo accendiamo potrebbe anche prendere fuoco, quindi non garantisco, è meglio. Andiamo sul sicuro e faremo queste sperimentazioni con le macchine che sono al museo. Comunque, in ogni caso, i quattro cavalieri dell'Apocalisse sono qua per voi oggi e non dovete perdervi assolutamente i servizi che faremo vedere. Quindi rimarrete sintonizzati e non vi deluderemo. A più tardi.